Dopo l'esperienza delle Future Campus Fabriano, giunto ormai alla terza edizione, l'associazione Il paesaggio dell'eccellenza e Confindustria Ancona, in collaborazione con i comuni di Offagna, Osimo e Loreto, gli istituti di istruzione superiore Coridoni Campana e Langhe Meucci e l'associazione sportiva e dilettantistica Superbike Team di Castelfidardo, hanno organizzato il nuovo campus estivo I giovani crescono con il territorio, che ha preso il via presso il centro Auditorium di Osimo. Destinato ai giovani dai 15 ai 17 anni della zona di Ancona Sud e Valmosone e totalmente gratuito grazie al cofinanziamento della Fondazione Cari Verona, il campus mira a sviluppare competenze, abilità e attitudini nei giovani, preparandoli a costruire il proprio percorso di vita e a diventare motori di crescita e miglioramento per il territorio. L'approccio è fortemente esperienziale, da un lato il campus introduce metodologie innovative di orientamento e apprendimento, distaccandosi dalle convenzionali presentazioni statiche, dall'altro promuove l'attiva partecipazione dei giovani in progetti reali e dialoghi costruttivi con il mondo imprenditoriale attraverso un programma ricco e diversificato che si svolgerà nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì dal 17 giugno al 18 luglio presso lo stesso Auditorium Osimo. Sotto l'attenta guida del professor Gabriele Micozzi, docente della Politecnica delle Marche e consulente libero professionista di marketing, organizzazione e comunicazione aziendale per molte imprese marchigiane, i ragazzi avranno modo di conoscere il tessuto produttivo regionale, le sue potenzialità, le richieste più urgenti e capire quindi meglio la strada e lo sbocco professionale da intraprendere in futuro. Ancora una volta l'associazione Paesaggio dell'Eccellenza riesce a rendere centrale e condivisa la cultura produttiva del territorio, valorizzando il patrimonio industriale come motore per lo sviluppo locale e vantaggio per le imprese e la stessa comunità. I partecipanti alla conclusione del percorso realizzeranno anche un project work di marketing territoriale per presentare alcune eccellenze locali. La vostra associazione punta sui giovani con questo progetto perché loro sono il futuro e il futuro del paesaggio. Il futuro del nostro territorio, della nostra comunità risiede nei ragazzi che ancora studiano e che hanno tutte, eh, tutta la possibilità di crescere e crescere bene con il territorio. Assolutamente sì, noi dobbiamo aiutare i giovani, aiutare a conoscere il nostro territorio ma soprattutto la cultura industriale del nostro territorio formato da tante aziende che sono di eh, successo e eh, costituiscono un'eccellenza a livello nazionale e quindi dobbiamo avere la possibilità di dialogare con loro e in qualche maniera dare anche un minimo di entusiasmo a loro che oggi mh, la, a volte l'impresa li lascia un po' abbandonati quindi bisogna starci vicino ai giovani per non farli scappare via dalla nostra, dal nostro territorio, dalla nostra regione perché magari sono attratti dai da paesi del nord Europa e quindi per noi sarebbe una povertà perché il futuro c'è se abbiamo i giovani che restano in questo territorio e che accettano di fare le sfide e fare anche magari gli imprenditori. Grande capacità anche di reperire risorse con la Fondazione Cariverona, avete partecipato a tanti progetti, alla fine siete risultati anche vincitori. Siete nati a Recanati, ma da Recanati la città del paesaggio per eccellenza vi state estendendo un po' in tutta la regione, in questo caso coinvolti i comuni di Loreto, Osimo, Ufagna, insomma c'è la volontà di portare avanti questo progetto in tutta la regione. Sì, un ringraziamento comunque va a Cari Verona, alla Fondazione, ma anche a Confindustria Ancona con la quale stiamo collaborando su altri, anche su altri progetti, quello di Fabriano, il campus di Fabriano che è partito prima e Devo dire che c'è questa grande sensibilità che si sta man mano allargando. La nostra situazione è nata nel 2005, eh, quindi tanti anni fa, ad opera di um, imprenditori illuminati regganatesi soprattutto regganadesi, e poi con, con il tempo, anche con eh, la mia presidenza, abbiamo ampliato no, il, eh, su tutto il territorio regionale, quindi eh, abbracciando la, la provincia di Pesaro fino a quella di Ascoli. E questo, eh, sono molto orgoglioso perché noi dobbiamo pensare di fare scala. Siamo un'azienda, una siamo una regione piccola e quindi dobbiamo fare sistema, dobbiamo collaborare e dobbiamo avvicinare i giovani al nostro territorio e alle nostre imprese. E quanto sono importanti proprio i propri giovani? Lei è un imprenditore, è una famiglia tra le più apprezzate delle marche e non solo a livello internazionale, perché poi sappiamo che queste figure vanno un pochino cresciute, tirate su, perché altrimenti si rischia di non avere quella disponibilità, quelle eccellenze di cui si ha bisogno. Sì, i giovani sono fondamentali per il futuro, se non, non ci sono i giovani è difficile affrontare la complessità del futuro, perché più andremo avanti, più... Sarà difficile andare a gestire le problematiche, quindi abbiamo bisogno di giovani che siano preparati ad affrontare le varie tematiche, ma anche giovani che sono anche in grado di fare lavori cosiddetti più artigianali, del bello e del fatto. Io vi dico solamente questo come messaggio: pensate che ci sono delle, eh, dei tecnici di produzione, eh, non voglio fare nomi di aziende, che guadagnano anche di più rispetto ai manager e agli impiegati, perché avere la manualità, il saper fare, è un dono. Quindi eh, non, non pensate voi giovani che magari se venite in, eh, diciamo in colloquio con un'impresa e vi offre un'opportunità del genere, non la scartate, affrontate quelle tematiche, anche perché da qui ai prossimi 5-6 anni sarà difficile avere certe figure che ricoprono non solo in azienda ma anche al di fuori dell'azienda, mi riferisco a elettricisti, idraulici, eh, e falegnami, diventa una rarità. Questo è un problema che dovremmo, secondo me, affrontare seriamente. Il campus estivo permetterà di valorizzare le potenzialità giovanili e di creare un fertile dialogo tra scuola, impresa e società civile. Un vantaggio quindi per l'attività del territorio, ma anche per gli stessi giovani che potranno affinare le proprie competenze e fare in futuro scelte più consapevoli. Sarà un insieme di esperienze che vedrà la presenza del territorio in tutte le sue espressioni, dall'aspetto sociale, dall'aspetto turistico all'aspetto imprenditoriale, per cui andranno a visitare delle eccellenze del territorio eh, sotto forma di storie, di impresa. E oggi stesso noi parleremo di storytelling. Andranno a visitare i comuni del territorio e andranno anche a incontrare le persone del territorio. E quindi, sarà un'esperienza a 360 gradi che gli consentirà di conoscere, di conoscersi e di essere più consapevoli rispetto ai valori del territorio dove vivono. Paesaggio di Eccellenza promuove anche il turismo, possiamo dire anche questo aspetto. Tre comuni coinvolti, scuole coinvolte. L'obiettivo è anche questo: dare una spinta ulteriore a creare dei giovani che possano promuovere, essere ambasciatori del nostro territorio. Beh, Alessandro Carlo Rosi con il suo progetto di Paesaggio di Eccellenza è stato pioniere nel nostro territorio a realizzare una identità e un'organizzazione che si occupasse di cultura del territorio. E con il suo progetto Alessandro che tra l'altro siamo anche molto amici, ha consentito di costruire una visione e anche una consapevolezza negli imprenditori. Non sempre le imprese si rendono conto come le stesse loro organizzazioni sono la prima fucina formativa per i dipendenti, ma anche per il territorio stesso. Territorio che ha industrie, imprese, come accennava lei, sostenibili, che ci tengono al suo sviluppo, ci tengono soprattutto a preservarlo. Da noi l'impresa non è un qualcosa che va a rovinare, a deturpare il paesaggio, ma anzi, può essere un elemento di arricchimento anche le imprese del passato. Beh, nessuno distruggerebbe mai la casa dove vive, per cui le nostre imprese, che sono fatte da famiglie che hanno dato sangue e sudore per la loro crescita. E non metterebbero mai in discussione l'habitat e il contesto nel quale vivono, per cui le nostre imprese, che siano industriali o anche artigiane, e coniugano sempre la sostenibilità anche con lo sviluppo. Essere portatori di sviluppo sostenibile sta nel DNA delle nostre imprese e lo faremo conoscere ai nostri ragazzi, ragazzi che spesso nei testi studiano imprese grandi, multinazionali, ma devo dire che non c'è migliore impresa che quella eh, piccola che vive nel territorio, medio piccola, perché lì puoi essere... Un, non un numero, ma sia una risorsa qualificante. E oggi le imprese cercano sempre di più ragazzi validi e questa è un'occasione per mettere insieme l'offerta eh, di capacità con la richiesta di competenze. Non poteva mancare a questo appuntamento perché è un campus davvero che ha le ben chiare su come tirar su i nostri ragazzi, alcuni davvero giovanissimi, perché c'è bisogno di lavorare tutti insieme per garantire il nostro futuro e il futuro anche del territorio. Assolutamente sì. Eh, questo è il secondo anno che, in qualità di presidente della territoriale Aspio-Valmusone eh, con Confindustria, organizziamo questo campus. Siamo no orgogliosi di più perché quest'anno abbiamo avuto eh, il doppio delle iscrizioni e delle partecipazioni dello scorso anno. Quindi vuol dire che è stato fatto eh, lo scorso anno un buon lavoro e, soprattutto, siamo riusciti a trasferire eh, quell'entusiasmo e quella voglia di partecipare ai ragazzi del nostro territorio. Dobbiamo eh, tutti insieme eh, ridare al territorio quel, eh, quel plus che eh, ha bisogno e ha bisogno in questo momento soprattutto per i nostri giovani e per le persone che eh, saranno il nostro futuro nel mondo del lavoro, eh, quei valori importanti nel, nel rispetto proprio dell'ambiente e del territorio.